Guarda i video senza pubblicità e inizia il tuo percorso spirituale. Il mondo dell'occulto è un mondo che attrae e che richiama, che fa tremare di paura, fremere di desiderio, che fa vivere intere vite affascinanti come una splendida sirena non saprebbe mai affascinare un comune mortale. In verità, abbiamo letto da qualche parte che l'uomo corre dietro alla sua anima fatta sirena per vite intere per congiungersi ad essa in un amplesso che è morte per il secolo, ma che è vita sub specie eternitatis. Il martinista è così. L'ordine traccia una strada, un iter, ma come giustamente annotava il Kremers, non bisogna scadere nella faciloneria. Martinez de Pascaly, in operazione di magia, fece avere ai suoi discepoli di Bordeaux delle apparizioni. Quando i discepoli, lontani dal maestro, andarono a tentare e non ebbero risultati, si lagnarono aspramente. E allora il Pascaly scrisse ad essi: «Ma che credete che io sia padrone di mandarveli? Persistete e procurate di riuscire». Naturalmente è logico e legittimo che la strada al viandante sia tracciata con la massima chiarezza possibile, perché esso non si perda in sentieri differenti e apparentemente più fruttiferi, che per contro lo allontanano dalla meta che esso si propone. Ed il viandante è il martinista spesso raffigurato con la nona lama del taro, l'eremita, che avanza cauto e circospetto, poggiandosi sul bastone dai sette nodi, che è in possesso di una luce che dapprima da fermo ha intravisto, da cui successivamente si è lasciato compenetrare, poi, avvicinandosi ad essa, l'ha fatta sua. Egli è coperto da un mantello, il cui interno è dotato delle stesse proprietà isolanti del mantello di Apollonio, che rendono chi lo indossa potente nella volontà trasmutatrice, non distratta dalla mondanità e dai condizionamenti del secolo. Questo viandante, l'eremita della nona lama del taro, è il superiore incognito e dal simbolismo orora evocato si potranno trarre elementi tali che il punto d'arrivo e il lavoro necessario per conseguirlo appariranno più chiari. Essere desti, essere svegli, è la meta prima fondamentale, la condizione primaria, in mancanza della quale nulla può prendere vita, nulla può animarsi od essere animato. Neppure i riti che muovono energie immense e sconosciute ai più, neppure i riti hanno, in condizioni diverse, efficacia reale, un effetto allucinatorio che può presentarsi alla coscienza, ma solo dell'operatore impreparato ad operare. È dal famoso bilancio della propria personalità, del proprio essere, che prende le mosse ogni andare. Ed è dalla correzione delle cose distorte o carenti o negative che si giunge all'equilibrio perfetto in cui compare l'angelo o il daimon che a dir si voglia. Ed è in questo stato, come condizione d'essere o di coscienza, che si può allora parlare di operatività. Questa è la prima lezione che deve essere incisa nella mente e nel cuore dell'associato. E allora egli, con gli strumenti che l'iniziatore gli pone in mano, potrà con frutto incominciare il suo lavoro ed accingersi ad operare. La meditazione dei 28 giorni, la biografia scritta, l'esame serale, la prima rituaria di catena. Nessuna critica agli strumenti, sono tutti validi, e quando essi non si dimostrano tali, non è valido l'associato.
Il suo desiderio non è che desiderio di fuga dalla realtà, non è che desiderio di novità che gli spera eccitanti e morbose e che per contro sono alquanto monotone ed affatto stimolanti se non se ne comprendono i perché. Il suo desiderio non è che una parvenza del desiderio di cui parla Luclos de Saint-Martin. Quando l'iniziatore giudica sufficiente la sua preparazione e vuole stimolarlo, concedendogli un ulteriore appello, l'associato diviene un iniziato. Ha conosciuto la maschera, il mantello che isola dal mondo profano e che pone alla mente il problema della concentrazione energetica, il cero, il trilume, il cordone e via dicendo. Le due colonne adombrano le correnti del sacro caduceo, per chi mi intende. L'esagramma fa ancora più intravedere i veri significati della tavola di smeraldo. Il ritmo della rituaria si accresce. La luna spunta all'orizzonte con i suoi cicli inseguentisi l'un l'altro. Novilunio, plenilunio. Novilunio, plenilunio. Il ciclo solare non è ancora apparso. Studia e lavora, medita, attaccato alla catena che porta con sé le verità e la forza misericordiosa dell'anima egregorica, Vergine Maria, Iside Madre, Celeste Regina delle Acque. Che altro dire? Che dire di più? Le scelte debbono ormai farsi quanto a tecniche dopo un'ampia sperimentazione, dopo che la manualità esercitativa sia stata acquisita, dopo che la mente riesce a leggere le analogie necessarie per mettere in moto gli ingranaggi delle opere proprie e costruirli. Se il martinismo deve portare direttamente l'essere senza intermediari umani alla potestà suprema del sole, allora è bene dire, senza false lacune, che ciascuno può e deve attingere per sé e da sé alla fonte inestinguibile ed inesauribile di ogni energia e che ciascuno deve giungere al centro ed essere un punto centrale nell'infinità dei punti dell'infinito, ove esso con lui si confondono fino ad essere l'infinito stesso. Io so bene che quanto detto potrebbe cozzare contro certe affermazioni dogmatiche provenienti da autorevoli capi riconosciuti di gruppi esoterici. Ma io debbo dirvi la verità mia, nuda e cruda, nulla importandomi del cozzo che semmai potrebbe interessare i teorici e non i pratici, non coloro che si aprono sperimentalmente un varco verso i cieli. Operativamente, il grado di iniziato è importante per le scelte che si possono e si debbono compiere, per la scelta della via e della tecnica da usare, sempre valida, sempre rispettabile, sempre positiva, se riesce, e per quanto riesca a trasmutare l'essere che la impiega. E se l'essere la pratica, non nascondendosi dietro ad essa, come dietro ad un paravento, per salvare la sua rispettabilità di esoterista. Ma a che cosa mai potranno servire le tecniche, per quanto elaborate, esse possano essere, se in realtà quel processo interiore e quella trasformazione interiore non avvengono con un progresso quotidiano? Se non si pongono in atto quelle condizioni di risveglio dell'io, che lo porranno al centro del proprio campo di coscienza, pronto ai richiami del sé che è il tutto, mosso dalla volontà, che è una forza agente insostituibile e che gli uomini spesso scambiano per tante altre cose che in verità nulla a che vedere, nulla hanno a che vedere con la volontà. L'uomo deve acquisire la qualità del Dio e qui le metodiche sono tante.
Ricorderò le tecniche descritte da Anne Boleyn nella sua alchimia spirituale, gli esercizi introspettivi e la pratica, le tecniche suggestive di Roberto Assagioli e, perché no, anche la via della devozione. Come si vede, si può scegliere su un mazzo di cose ciò che maggiormente confà alla propria personalità, senza dilungarsi su inutili disquisizioni non operative sul tipo di via con gli aggettivi appresso, mistico, lunare, solare, secco, eccetera. Non dimentichiamo che quando si parla di iter operativo non si intende solo, come erroneamente alcuni potrebbero pensare, di magia cerimoniale. Operare significa sempre fare. La via della devozione è una via rispettabile e adatta a molti martinisti. Ma anche nella via devozionale le tecniche sono molto interessanti se si conoscono. Vorrei sottolineare questo perché mi sembra molto importante, talmente importante che sentendo parlare gli esoteristi che abbiamo a portata di mano, viene voglia di domandarsi se e quanto essi conoscano ciò che dicono, non tanto per averlo praticato, ma per averlo letto magari con la stessa attenzione che si pone per un fatto di cronaca avvenuto in Papuasia. È importante sapere che la via del cuore di Saint Martin è davvero valida, che portare Dio dentro il proprio cuore, come consiglia il nostro illuminato fratello, non è un'impresa facile, è impresa da titani, da conquistatori. D'altra parte, Saint Martin mai rinnegò la teurgia Cohen, la lasciò solo quando ritenne di non averne più bisogno e solo quando ritenne che i vantaggi che ne aveva tratto erano già sufficienti. È agevole qui vedere che si tratta, quando si parla di questi argomenti, solo di tecniche che sono sì importanti, ma non determinanti, essendo altra cosa intuibile quella essenziale. Noto è come per Saint Martin l'uomo è il centro di ogni cosa e solo per mezzo dell'uomo, e gli dice, si possono spiegare le cose e non l'uomo per mezzo delle cose. Non occorrono templi né complicate cerimonie perché l'uomo si unisca a Dio. L'unione avviene per mezzo del cuore. Infatti l'anima dell'uomo, essendo di origine divina, rappresenta il polo inferiore di Dio ed ivi egli risiede. Possono sembrare queste elucubrazioni filosofiche, ma la nostra storia e quella profana confermano che Saint Martin sperimentò la sua via a fondo, riuscendo ad ottenere risultati molto brillanti. Debbo tuttavia aggiungere che anche nella via devozionale può entrare tutta una rituaria che l'ignorante tapino scambia per magia, per solarità e per chissà che cosa. Ho detto scambia e ve ne faccio un esempio. L'adorazione di un dio d'amore consiste nel realizzare l'unione di se stessi con il dio fino a divenire uno con esso. È facile pensare all'adorazione del Cristo. Bene, vi propongo l'adorazione di Osiride. È chiaro che se volete porla in pratica dovrete necessariamente ricorrere ad una rituaria di tipo egizio equivalente. Ed ecco che, poiché sembra che tutto cambi, il solito tapino pensa alla magia ed invece fa solo della devozione. Saint Martin aveva preso per suo Dio il Cristo. Nulla obbliga alcuno a prendersi come Dio Osiride o Iside o Horus o Giove o Mercurio e via dicendo. Il Kremers e il Levi affermano che il mago comincia il suo lavoro senza alcuno strumento e finisce l'opera senza strumenti alcuni. Qualcosa afferma Saint Martin. Adorare un Dio significa acquisirne caratteri. Adorarlo significa porre questi caratteri fuori del proprio essere ed identificarvisi mediante l'amore e la devozione,
fino ad acquisirli. È per questa ragione che un maestro disse: cerca il tuo ideale fra gli dei pagani, perché gli dei rappresentano una delle forme attraverso le quali si manifesta l'assoluto. Tu sai che ciascun dio rappresenta una delle forze agenti nell'universo, è il simbolo di un principio, una faccia della verità, ma è anche l'ideale più elevato che l'uomo possa concepire della forza operante in questo mondo, di cui è il principio e anche il simbolo. Studia, t'ho detto, ciascun dio pagano, il suo carattere, i suoi miti, i suoi poteri, i suoi attributi. Che sappi che quando tu avrai ottenuto la perfetta rassomiglianza, quando sarai giunto ad incarnare l'ideale che rappresenta, tu avrai diritto a poteri che potrai qualificare divini. Le cose stanno proprio così. Gli ingredienti sono gli stessi della magia e della teurgia. Si tratta semmai di usare un certo atteggiamento o un altro. Questa è la verità. Provate a costruirvi tutto un rito di invocazione di un dio e vedrete quanta scienza magica occorre per metterlo in piedi. Provate a costruirlo a mo' di semplice studio, esercitazione, e noterete quanto arricchimento questo solo fare vi arricchirà. E fatelo da soli, perché il rapporto tra un individuo e il cosmo, l'universo, la divinità, l'egregore, eccetera, è solo individuale. Ciò detto, riaffermiamo che a livello di grado di iniziato è possibile cominciare a compiere quella scelta e quella separazione che diverrà poi stabile a livello di superiore incognito. E lì comincerà a comprendere il vero significato della terapeutica verso gli altri esseri e verso la nostra patria, la Terra. E comincerà il lavoro reale, ma per divenire tali voi dovete avere un sentimento di amore così candido, così senza ombra di egoismo, che l'aura vostra deve essere colorata e profumata. Bisogna interiormente essere come in stato di preghiera, l'anima trepidante come in comunicazione con Dio. Il fratello terapeuta è un uomo che si accinge volontariamente alla conquista delle sue virtù superumane o divine per mezzo di una via rettissima e pura, e contemporaneamente pone la conquista delle sue forze al servizio dei dolori che affliggono il suo prossimo meno progredito spiritualmente. Egli diverrà terapeuta verso i mali dell'uomo e della terra, un combattente contro la negatività. Il superiore incognito possiede il massimo dell'iniziazione e il massimo dei poteri trasmissibili, quindi ha in sé la capacità di operare. Ma operare significa, ripeto, fare, muoversi, non restare in attesa dell'imbeccata o di una impossibile illuminazione in stato di inerzia. Il nostro ordine è operativo in rapporto alla volontà di operare da singoli membri ed è contemporaneamente un ordine di inerti in rapporto all'inerzia degli stessi, benché esso proponga un'operatività. Mi sembra che il discorso sia chiaro e logico. Superiore incognito dalla lunarità passa potenzialmente alla solarità. Ed anche questo deve essere un concetto ben chiaro. La solarità è dentro ciascuno, non è al di fuori. Essa c'è e si manifesta se l'individuo la trae dal di dentro, non si manifesta se resta in uno stato di attesa passiva. L'ordine sottopone al superiore incognito una sua proposta di operatività che è assai interessante, degna di significati, tradizionalmente valida,
E tale proposta è rappresentata dalle operazioni solari di lotta contro la negatività nel mondo e di risalita sull'albero della vita. La prima è collettività, la seconda non può che essere solitaria. La prima è l'espressione del coronamento in certe epoche dell'anno di un orientamento e di un atteggiamento di positività del martinista che dovrebbe permeare ogni attimo della sua vita. Ed è sulla linea della tradizione martinezista come concezione direttrice. La seconda è trasmutatoria. La prima può equipararsi alla magia eonica, in quanto l'operatore agisce non più devozionalmente su entità di altri piani. La seconda, indubbiamente, è alchemica. E per chi mi intende, non parliamo esclusivamente della cosiddetta alchimia spirituale. È chiaro che tutte le regole della tradizione classica operativa qui si ritrovano nella loro integrità, nel loro valore applicativo e naturalmente nei loro effetti, poiché, malgrado ogni considerazione, si tratta della scienza una applicata ovviamente alla reintegrazione individuale ed universale. Ma perché tutto ciò risponda appieno allo scopo e non divengano semplici esercitazioni magico-teurgiche, perché essi non siano che orpelli, necessita che l'operatore sia in realtà un operatore. E qui è gioco forza inserire tutta un'altra appendice. Debbo necessariamente ricordare come la condizione esistenziale dell'uomo è quella d'essere stato posto potenzialmente al centro dell'universo. L'iniziatore colloca il superiore incognito al centro della croce, dei quattro elementi. Centro che deve essere tuttavia realmente acquisito o precedentemente all'operazione di iniziazione o successivamente alla stessa. Postosi al centro della croce della materia, allora in realtà entra in funzione la legge espressa dalla tavola di smeraldo, come in alto così in basso, per compiere il miracolo dell'opera una. Ci sembra opportuno approfondire ora il quadro generale dell'iter operativo che viene proposto al martinista. Non è necessario soffermarci sulle tecniche, che sono numerose e che ciascuno può trovare sui libri, farsi raccontare o inventare, e che portano tutte allo stesso risultato, presupponendo certe condizioni primarie, tra le quali il desiderio di mutare. Seconda, la volontà di mutare. Terza, la determinazione della meta e la costanza e il ritmo nelle applicazioni e via dicendo, tutte cose note ed arcinote. Il tutto, notate bene, nel luogo ove i fati hanno posto il soggetto senza necessità di girare il mondo, di andare in India o nel Tibet o a Londra o alla storica Rocca Cannuccia. La maestranza sui quattro elementi, acquisibile solo operativamente e non in via vicaria, in stato di sogno, sia ben chiaro, presuppone una prima trasmutazione dell'essere, presuppone i prodromi del possibile raggiungimento dello stato di mag. Sempre operativamente potrete entrare in contatto con gli spiriti della natura e poi, secondo la tradizione, con quelli delle altre sfere. La teurgia ora può sostituirsi alla magia. Il superiore incognito ora può iniziare le sue relazioni con gli esseri delle alte sfere. I Cohen di Martinez Pascalì, nel loro iter iniziatico, dopo una lunga preparazione, iniziavano le operazioni per ottenere i noti passi o i glifi luminosi delle entità che invocano appartenenti a diversi livelli di spiritualità. La comparsa di un glifo, ricercata nel prontuario dei segni, indicava al teurgo il suo grado di ascenso
Non credo, e ciò in accordo con altri, che la teurgia di Martinez, adattata, notate bene, alla cultura e alle concezioni del tempo, oggi sia praticabile tale e quale. Ma il fine dell'operare comporta l'acquisizione dell'ascenso progressivo dell'essere, di virtù sempre maggiori a quelle possedute dall'uomo comune, e risalire quindi dalla molteplicità dei sottomultipli in cui ci troviamo verso quella unità a cui aspiriamo. Un maestro dice: quando sarai giunto ad acquisire una parte delle loro virtù, ti sarai avvicinato di un passo alla divinità unica, perché essi non sono che le immagini delle sue manifestazioni. Far nascere il fuoco dentro di noi, farlo crescere, ingigantire come fiamma che salga di vampi e bruci ogni scoria per riunirsi al fuoco primo. Questo sì che è possibile e che rappresenta il coronamento dell'opera di qualsiasi iter operativo, e su cui qui si deve tacere. Non posso esimermi dal concludere sull'iter, che esso sfocia necessariamente dapprima con un fugace contatto con il daimon o con l'angelo o con il Cristo o con il sole, contatto che deve poi essere reso stabile fino alla scomparsa della propria personalità, non ho detto individualità, che per i cabalisti coincide con il famoso salto dell'abisso. Questo è l'iter operativo del martinismo, così come lo ha indicato, sia pur con le sue grandi lacune, il suo primo maestro Martinez de Pascalet, come l'hanno praticato, indipendentemente dalle tecniche di volta in volta prescelte, i suoi discepoli. E quell'evocazione del Cristo, cui prima accennavo, sotto questa luce, appare nella sua piena significazione. Ai pronti il realizzare.